Oggi in Africa, dal Sahel sino alle regioni australi, si stanno affrontando alcune delle battaglie più importanti per il destino globale. Qui noi stiamo assistendo all'avanzata dello jihadismo, vediamo alcuni degli effetti più devastanti del cambiamento climatico e numerosissime sono le epidemie che stanno travolgendo il continente. Un paese in particolare è emblematico per comprendere le sfide e i problemi più rilevanti dell'avvenire di tutti noi. Questo paese è il Congo. È dal 2009 che ci occupiamo di Congo. Abbiamo raccontato l'ultima guerra etnica, lo sfruttamento delle risorse, lo stupro come arma di guerra e l'epidemia di Ebola del 2019. Adesso stiamo tornando nella regione dei Grandi Laghi perché qua Daesh sta creando un nuovo califfato e dall'inizio del 2020 ci sono stati oltre 2.000 morti, oltre 2 milioni di profughi interni e 22 milioni soffrono di mancanza di cibo. Una tragedia, quella che sta investendo la Repubblica Democratica del Congo, che in apparenza ci sembra lontana ma che in realtà ci coinvolge e ci interessa molto da vicino. Perché nella provincia congolese del Nord Kivu, che a febbraio, a soli 44 anni, è stato ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, una delle figure maggiormente di spicco della diplomazia italiana. Il Congo sanguina ed è nostro dovere tornare a raccontare questo paese. Per farlo abbiamo bisogno di te. Sostienici.